Salve a tutti, in questa video recensione voglio mostrarvi un drip tip per atomizzatori, naturalmente stiamo parlando, un drip tip piuttosto particolare. Andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto il drip tip in questione è contenuto in questo scatolino marchio CL Rain. Come vedete, anche qui c'è il solito scratch code per testare l'autenticità, così vedete in questa posizione, per essere sicuri dell'autenticità del prodotto. Questo prodotto io l'ho acquistato da GearBest ed era in flash sale, mi pare che ho pagato intorno ai 2 euro e qualcosa, non ricordo. Bene, andiamo subito invece a vedere di che cosa stiamo parlando. Questo è il drip tip in questione, è un drip tip modè tipo 810. Come sapete, esistono due standard, drip tip 810 come questo, con diciamo, questa apertura piuttosto larga, e quelli diciamo, standard 510 con apertura più stretta del tipo, per esempio, questo qui è un 510. Se noi lo mettiamo a confronto con 810, vediamo che è molto più piccolo. Bene, dicevo che è un drip tip particolare. Perché è particolare? Per la sua composizione. In effetti, la cosa strana di questo drip tip è che questa parte è in legno. Generalmente non è facile trovare drip tip in legno, perché sapete bene che il legno, quando si bagna, diventa instabile e quindi tende poi ad aprirsi e a spaccarsi. In questo caso però siamo diciamo, siamo di fronte a un drip tip in legno stabilizzato. Il legno stabilizzato si ottiene mediante un particolare procedimento che praticamente inietta nelle aperture, nelle fissure, nelle cavità del legno una particolare resina, e quindi diciamo questa resina va a chiudere tutte le possibili cavità presenti nel legno, rendendolo quindi stabile e non più aggredibile dall'umidità, dall'acqua, e quindi diciamo un prodotto piuttosto piuttosto sicuro da questo punto di vista. E inoltre è possibile iniettare delle resine particolari con particolari colori, e come vedete questo drip tip appunto ha queste particolari colorazioni. La parte interna del drip tip è in acciaio inossidabile. Come vedete, sono presenti qui gli anelli di contenimento, gli O-ring. Questo drip tip, abbiamo detto, modello 810, è adattabile a vari tipi di atomizzatori. Per esempio possiamo metterlo sullo smoke, il TFV8. Si adatta perfettamente allo smoke, oppure lo possiamo mettere sul Griffin, insomma su tutti quei atomizzatori che hanno un attacco di tipo 810. Che dire, il prodotto è di buona qualità, secondo me vale il prezzo al quale viene venduto. L'unico neo è che non è possibile scegliere il colore in fase di ordine, ma vi arriverà un colore a scelta appunto di GearBest, di chi ve lo manda. Quindi questo è l'unico lato negativo. Per il resto, il legno è un ottimo isolante, per cui anche quando diciamo, l'atomizzatore si scalda parecchio, attraverso il legno non passerà questo calore, e quindi diciamo, non correrete il rischio di ustionarvi la bocca.
Bene, per questo prodotto è tutto e vi do appuntamento alla prossima video recensione.